Ciao a tutti, siamo alla Bass Pro Shop Night al Bristol Motor Speedway, terza gara dei playoff. Almirola parte in testa insieme a Brisco. Intorno al 90° giro Blaney ha una foratura e va contro il muro e Almirola per evitarlo si gira. Lo sfortunato Blaney torna in box per il cambio gomme, ma una di queste non viene stretta bene e si stacca pochi metri dopo. Il pilota del team Penske è costretto a tornare indietro e cambiare di nuovo le gomme. Questo episodio pregiudicherà tutta la sua gara. Brad Keselowski vince il primo stage seguito da Christopher Bell e Kyle Busch. Buescher e Harvick si danno battaglia nel secondo stage. Harvick ha bisogno di una vittoria per poter proseguire i playoff. Le vetture sono al limite e non mancano toccate al muro e testa coda. Barton fa entrambe le cose, poi dopo anche Jones. Christopher Bell conquista il secondo stage, dietro di lui Ross Chastain e Chase Briscoe. Problemi per Kyle Busch che viene costretto a ritiro per un guasto al motore. Suarez perde il controllo all'uscita della curva e coinvolge Stenhouse e Gilliland, e anche la vettura di Reddick viene danneggiata. Mentre dietro c'è lotta tra Larson e Bell, davanti a tutti Buescher va a conquistare la vittoria. E di nuovo per la terza gara, ancora nessun pilota nei playoff riesce a vincere. Escono fuori dai playoff Tyler Reddick, Kyle Busch, Austin Dillon e Kevin Harvick. Gli altri passano il turno e parteciperanno al round dei 12. Da NASCAR Fan Italia è tutto, vi invito a lasciare un like e ad iscrivervi per i prossimi aggiornamenti. Artlist.io. Music licensing reimagined.